Pomeriggio a tutti e bentornate qui su Tu per Tu con Marilu. Pronte per carnevale? Noi sì, ci stiamo attrezzando bene, direi anche. Oggi vedremo come realizzare la crema fritta. In alcune zone si chiama anche latte fritto, una delizia unica come poche, ve lo dico, per niente ricetta pugliese, ma vedremo come friggere i dolci utilizzando i Magic Cooker. Andiamo a scoprire quei pochi ingredienti che ci occorreranno. Partiamo ovviamente dal preparare una classica crema pasticcera e anche in questo caso vi farò vedere come realizzare la crema pasticcera utilizzando i Magic Cooker. All'interno di un tegame mettiamo il latte e la buccia di 2 limoni, mezzo litro di latte e bella carica di limone. Accendiamo a fiamma alta, nel frattempo in una ciotola mescoliamo un uovo intero e un tuorlo. 120 g di zucchero semolato e una volta che lo zucchero e l'uovo sono stati amalgamati bene, quindi iniziano un po' a schiumare, è il momento di aggiungere ben 100 g di farina. Io l'ho aggiunta poco per volta perché, essendo un quantitativo bello alto, avevo paura che si creasse un risultato un po' sgradevole. Aggiungiamo un cucchiaio di latte che nel frattempo si sta riscaldando e continuiamo a mescolare. Non appena vediamo che all'interno del tegame, dai fori, inizia a fuoriuscire del vapore, bene, spegniamo la fiamma e aspettiamo i 30 secondi per far decantare il vapore. Trascorso il tempo di riposo, andiamo a rimuovere le bucce del limone con una schiumarola. Vi ricordo di utilizzare soltanto silicone o legno. E all'interno del latte caldo andiamo a mettere il nostro composto di uova, zucchero e farina. Diamo una mescolata, vi ricordo che tutta questa procedura è fatta a fiamma spenta, quindi mescoliamo bene per andare ad amalgamare il tutto, ripoggiamo il coperchio e pensate un po', da questo momento in poi calcolate circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo più o meno, ma a fiamma bassa. Dimenticatevi il risultato che ottenete della crema tradizionale, che state lì sempre a mescolare, perché con il Magic Cooker si divide in due parti, la parte liquida in superficie e la parte solida alla base. Ma nell'arco di 20 secondi con qualche mescolata, ecco qui che tutta la fatica di stare lì a girare e mescolare per minuti e minuti viene via. Procediamo con la ricetta della crema fritta e ovviamente io vi lascio al video perché è semplicissimo da comprendere. Veniamo a noi alla frittura con Magic Cooker. Essendo un dolce, vi ricordo che dobbiamo far riscaldare l'olio bene, quindi all'interno del tegame andiamo ad aggiungere circa 2 dita di olio, non ne occorrono tantissimi, ecco perché il Magic Cooker ci aiuta anche nel risparmio. Poggiamo il coperchio sopra e facciamo riscaldare soltanto l'olio
3-4 minuti a fiamma alta. In questo caso non ne basteranno due. Abbiamo un composto morbido all'interno della panatura, quindi l'olio dovrà essere un po' più caldo. Trascorsi 3-4 minuti per far riscaldare l'olio, ecco qui possiamo iniziare a friggere. Vi ricordo che le fritture avvengono sempre a fiamma alta. Quando però la prima frittura è pronta e dobbiamo ovviamente togliere l'ingrediente dal tegame, dobbiamo spegnere la fiamma perché altrimenti, senza il magic cooker poggiato sul tegame, l'olio aumenta di temperatura, quindi non sono più assicurati i 97 gradi. Continuiamo così fino a terminare la nostra crema fritta e beh, raga, il piatto direi che parla da solo. Come tutte le volte dovete provarla assolutamente questa ricetta, fatemi vedere tutte le vostre varianti. Io spero anche questa volta di avervi fatto vedere una ricetta nuova e sconosciuta, ovviamente con l'utilizzo del Magic Cooker. Se invece avete voglia di provare un Magic Cooker e di entrare nel mio gruppo con le mie cuocherine deliziosa, io vi ricordo che giù in descrizione ci saranno tutte le informazioni utili per contattarmi. Un bacio e alla prossima video ricetta. Ciao!